1.456 nuovi casi positivi al Covid-19 in Puglia, dato aggiornato al 20 novembre diffuso dal bollettino della regione. Sul totale 91 sono attribuibili alla provincia di Brindisi. Potranno prenotare, effettuare tamponi, stabilire l'isolamento fiduciario, firmato l'accordo fra la Regione Puglia, i medici di famiglia e i pediatri. Ordinanza sindacale con più stringenti misure anticontagio a Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni. Niente sosta nelle piazze e nelle vie del centro. A Mesagna riattivati i servizi per sostenere le persone in difficoltà. Rilancio della cittadella della ricerca di Brindisi. Nella legge di bilancio i fondi per far partire il polo dell'innovazione e l'intervento dell'onorevole Andrea Caroppo di Sud in Testa. Guanti, mascherine e ramazze per pulire le campagne del territorio comunale. Ragazzi di San Michele Salentino impegnati in un progetto di educazione civica contro l'abbandono dei rifiuti. Taranto-Brindisi, domani si giocherà il derby di Serie D, recupero della sesta giornata di campionato. Fischio d'inizio alle 14.30, diretta su Studio 100 TV e sulla nostra pagina Facebook. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di un aggiornamento per quanto riguarda la situazione Covid in terra di Brindisi. 1.456 nuovi casi positivi al Covid-19, questo è un dato che riguarda la Puglia, aggiornato al 20 novembre e diffuso nel bollettino quotidiano della regione. Sul totale 91 sono casi attribuibili alla provincia di Brindisi. Per quanto riguarda la conseguente situazione negli ospedali, ad Ostuni sono ricoverati 18 pazienti, in medicina interna 16, in pneumologia. Al Perrino invece 17 persone in malattie infettive, 24 in pneumologia, 31 in medicina interna, 13 in rianimazione. Un paziente di 90 anni è morto in pneumologia nell'ospedale Perrino di Brindisi. Per quanto riguarda infine il post-Covid di Mesagne, 15 pazienti in quello di Ceglie Messapi, che è arrivato nel pomeriggio di 2 giorni fa il primo paziente. Potranno prenotare, effettuare tamponi, stabilire anche l'isolamento fiduciario, firmato l'accordo fra la Regione Puglia e i medici di famiglia e i pediatri. Sentiamo il direttore Walter Baldacconi. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta pugliesi potranno prendere in carico il paziente con sintomi Covid, prenotare il tampone molecolare, eseguire tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici e disporre l'isolamento fiduciario ad esito positivo del tampone, stabilendo la data di inizio e fine della quarantena e quanto prevede il protocollo d'intesa firmato ieri tra Regione Puglia, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, il presidente della Regione Michele Emiliano. La Regione Puglia schiera i medici di medicina generale nel contrasto al Covid. Si occuperanno di seguire i pazienti in assistenza domiciliare. La Regione li sosterrà anche attraverso la telemedicina e costruiranno insieme, Regione, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, il nuovo modello di ospedale che si decentra nelle abitazioni dei cittadini, non solo per il Covid ma più in generale per tutte le situazioni gestibili a domicilio che necessitano di cure e di assistenza. L'accordo firmato oggi ha dichiarato Donato Monopoli per la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale rappresenta una evoluzione della medicina sul territorio, dà un ampio margine di attività e di coesione all'interno regionale. Permette quindi ai cittadini di usufruire di una serie di prestazioni date dal medico di medicina generale, liberato da alcuni lacciuoli burocratici, e di essere ancora seguito, come abbiamo fatto fino adesso, dal proprio medico di medicina generale. Dal suo canto Luigi Nigri per i pediatri afferma: tutti vedono che cosa stiamo vivendo, un momento drammatico, non potevamo tirarci indietro e lo abbiamo fatto con convinzione. Per noi una grande assunzione di responsabilità, superiore a quella che abbiamo mai avuto. Chiediamo la collaborazione soprattutto dei cittadini, delle mamme, perché noi siamo pediatri,
Vogliamo che i nostri bambini abbiano un futuro più sereno, vicino ai loro genitori e soprattutto vicino ai loro nonni. Un accordo, quello siglato ieri, che recepisce quello nazionale e lo integra. L'assessore regionale alle politiche della salute, il professor Pierluigi Lopalco. Con il perfezionamento a livello regionale di quello che era l'accordo nazionale con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per l'esecuzione del tampone antigene, la Regione Puglia è andata avanti. Noi in questa maniera integriamo realmente la figura del medico di famiglia, del medico di base, del medico di medicina generale, per attivamente entrare in campo, isolare il paziente, fare attività di contact tracing, quindi integrarsi perfettamente con le attività territoriali nella lotta al coronavirus. E a proposito di nuovi contagi, in tutto nel comune di Francavilla Fontana si contano 202 persone positive al virus. E così il sindaco Antonello De Nuzzo ha emesso un'ordinanza con ulteriori provvedimenti per il contenimento del contagio. Buongiorno sindaco. Buongiorno e buongiorno ai telespettatori, grazie per il vostro invito. Provvedimenti validi fino al 3 dicembre, ma di cosa parliamo? Che tipo di restrizioni? Sì, ho emesso un'ordinanza sindacale che introduce alcune misure restrittive. L'ordinanza resterà in vigore fino al 3 dicembre. Più esattamente si tratta del divieto di permanenza e di stazionamento in tutto il centro storico cittadino. Abbiamo perimetrato questa zona, come dire, rossa cittadina, rossa tra il rosso e l'arancione, se così posso dire. E dunque non si potrà stazionare in quella zona, lo ripeto, per una fascia oraria che va dalle 5 del mattino fino alle 22 della sera. Poi la parte restante della giornata è coperta evidentemente dal coprifuoco. Fatta salva la possibilità di transitare per quella zona, cioè di attraversarla a piedi o in auto laddove è consentito, è fatta salva anche la possibilità di beneficiare dei servizi e dei beni offerti dalle attività che in quella zona restano ancora aperte, perché così è consentito dalla normativa nazionale. E poi si tratta di un altro divieto, quello di accedere alle aree verdi cittadine. La villa comunale era già chiusa da alcuni giorni, ma ho pensato con questa nuova ordinanza di fare divieto appunto di accedere ad altre aree che sono attrezzate con strutture sportive a libera fruizione. Noi abbiamo realizzato qualche tempo fa dei playground all'interno dei parchi cittadini e in questo momento, con l'entrata in vigore di questa ordinanza, questa possibilità non c'è. E poi da ultimo il divieto di consumare alimenti e bevande all'interno dei distributori automatici H24 e anche nelle loro immediate vicinanze. Abbiamo tenuto fuori i numeri? Prego, prego. La preoccupano i numeri relativi a Francavilla Fontana? I numeri mi preoccupano, ma mi preoccupavano anche in occasione della prima ondata, quando noi siamo stati soltanto sfiorati. Adesso mi pare che si possa dire che questa volta questo versante della provincia di Brindisi sia più interessato. Però i numeri, come dico sempre ai miei cittadini, vanno letti nella loro portata, anche rispetto, in proporzione, voglio dire, al numero degli abitanti di una città. Insomma, non sono dati che possono essere letti in assoluto. Noi stiamo introducendo, l'ho già detto, alcune misure restrittive. Mi sono riservato una gradualità degli interventi. Per esempio a Francavilla in questo momento è ancora aperto il mercato, intanto perché così, il mercato settimanale intendo dire, intanto perché così consente la legge. E poi perché ho meditato a lungo e sono arrivato alla conclusione che certe transazioni commerciali, certi acquisti, se non avvenissero all'interno del mercato, che è presidiato da vigili, da agenti della polizia locale, sia in divisa sia in borghese, quelle stesse transazioni commerciali avverrebbero all'interno di locali chiusi che non sono altrettanto presidiati, che non sono altrettanto monitorati. È diverso, se posso permettermi di aggiungere un'altra cosa, è diverso il discorso delle scuole. Qui a Francavilla è un argomento molto dibattuto. Io ho fatto la scelta di tenerle aperte, che pure è una scelta, intanto per rispetto della legge, e poi perché visitandole ho riscontrato dei luoghi sicuri dove la percentuale delle persone contagiate è in questo momento, per fortuna, molto molto bassa rispetto al numero complessivo dei contagiati. E poi perché, per parlare delle mie preoccupazioni, sono molto preoccupato dal lockdown della formazione, che è un concetto che non ha a che fare con il numero di pagine di storia o di italiano o di matematica che si perderebbero in una settimana o 15 giorni,
ma è un concetto che ha a che fare con la formazione della personalità, con lo sviluppo della personalità di questi nostri concittadini più giovani che sono sottratti, a cui vengono sottratti i momenti appunto della crescita che non torneranno grazie, più. Grazie, grazie Sindaco, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro. Misure molto simili anche nel comune di San Vito dei Normanni, misure restrittive anticontagio, l'ordinanza anche da parte del sindaco Silvana Enrico. A San Vito dei Normanni disposte misure integrative per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, firmata dal sindaco Silvana Enrico, un'ordinanza con cui viene disposto che con decorrenza da oggi, a partire dalle 18 fino alle 5 del giorno successivo, è vietato l'accesso in ville e parchi pubblici e lo stazionamento in diverse vie cittadine come via Diaz, via Cavour, via Battisti, Crispi, Vito Carbotti, piazza Pertini, Rione Giovanni XXIII. Nell'ordinanza si stabilisce anche che i titolari delle medie strutture di vendita dovranno predisporre adeguati sistemi di contingentamento degli accessi tali da garantire che siano evitati assembramenti e che comunque sia costantemente assicurata proporzionalità fra numero di clienti presenti e superficie di vendita. Il provvedimento si è reso necessario, si legge nell'ordinanza, visto l'evolversi della situazione epidemiologica di carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi e il fatto che, attraverso informazioni raccolte dalle forze di polizia e segnalazioni di cittadini, in ville e parchi comunali e in alcune vie del centro abitato si verifica lo stazionamento temporaneo di più persone, soprattutto di minori, tale da non garantire il costante rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Ed ora ci spostiamo invece a Mesagne perché l'amministrazione comunale per tutto il periodo della pandemia ha riattivato i servizi per sostenere le persone in difficoltà. Emergenza sanitaria a Mesagne, l'amministrazione comunale ha riattivato i servizi per sostenere le persone in difficoltà. Le novità sono state illustrate a Palazzo di Città. Le iniziative saranno gestite nell'ambito di un raccordo fra uffici comunali, le associazioni di protezione civile e quelle del volontariato locale a partire da lunedì 23 novembre e per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. Purtroppo la situazione epidemiologica è molto seria. Il numero dei contagiati è importante, molto più significativo rispetto a quello della prima ondata di Covid-19, per cui l'amministrazione ha ritenuto di agire prontamente per andare incontro a tutti coloro che a causa del Covid-19 appunto sono costretti a rimanere in casa perché isolati in seguito delle ordinanze che fa il Dipartimento di Prevenzione. Per questo, questi nostri concittadini che non hanno la possibilità di uscire per fare la spesa, per acquistare i farmaci, o tutti coloro che hanno anche difficoltà socio-economiche, che non hanno la possibilità di provvedere all'acquisto dei beni di prima necessità o in alcuni casi anche dei pasti caldi, per rispondere a questa platea significativa di nostri concittadini abbiamo attivato questi servizi in loro favore. Per cui attraverso una serie di associazioni che si occupano di volontariato, e mi riferisco all'Auser, alla Caritas attraverso la Casa di Zaccheo e alle diverse protezioni civili che insistono nella nostra città, noi offriremo questi servizi, cioè queste persone potranno prenotare attraverso dei numeri dedicati appunto servizi che riguardano l'acquisto di farmaci, l'acquisto di beni di prima necessità e l'approvvigionamento nel caso in cui fosse necessario di beni di prima necessità per coloro che non hanno la possibilità di acquistarli. Cambiamo argomento e parliamo di una sfida, quella di far ripartire la cittadella della ricerca, trasformarla in un polo dell'innovazione. La proposta parte dall'onorevole Andrea Caroppo, Sud in testa, ma nel Parlamento europeo, membro della Commissione Industria, Ricerca ed Energia. E siamo subito collegati in video con l'onorevole Caroppo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Cosa prevede, onorevole, la sua proposta? Allora, premesso che non mi voglio iscrivere al registro dei sognatori, perché sulla eterna questione della cittadella della ricerca di proposte ne sono arrivate tante delle più disparate. Quindi premesso questo, al di là delle battute,
può essere un'occasione all'interno della legge di bilancio, con uno stanziamento importante di 50 milioni per ognuno dei prossimi 3 anni, per costruire un cosiddetto ecosistema dell'innovazione. A volte cose fatte bene possono anche essere copiate. Quello che è stato fatto in provincia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, in cui è nato questo polo dell'innovazione e della ricerca promosso dall'Università Federico II di Napoli, che mette insieme tante realtà produttive, credo che sia esattamente quello che possa essere replicato a Brindisi, in una condizione che ha già un contesto di vocazione all'innovazione e alla ricerca nella location della cittadella, in un tessuto produttivo come quello di Brindisi, che ha tutte le carte in regola per poter far incontrare in maniera simbiotica e produttiva le realtà universitarie, le realtà produttive, le realtà dell'innovazione, quelle della ricerca, quella della pubblica amministrazione, quello del terzo settore. E quindi tutte le proposte sono ben accette, però credo che, come è stato fatto in Campania, è necessario metterci le risorse. In Campania sono Ecco, stati impiegati. onorevole, a questo punto la domanda è d'obbligo, esordito lei parlando di sogni, se altrove è diventato realtà, cosa dovrebbe fare il territorio per fare in modo che non resti un sogno nel cassetto, il rilancio di questo polo importante del territorio brindisino e non solo? Io credo che sulla base di questa proposta concreta è necessario predisporre una proposta, un progetto immediato. Dico immediato perché nel frattempo che magari a Brindisi parliamo, in altre realtà operano, e quindi rischieremmo che a legge approvata, perché al momento siamo in una proposta di legge di bilancio, un disegno di legge di bilancio, ma quando verrà approvato c'è il rischio che qualche altra realtà sia già pronta e quindi, come al solito, le risorse vadano incanalate verso altri siti. Quindi Brindisi, con tutto il contesto amministrativo, produttivo, sociale, deve farsi trovare pronto, e quindi ovviamente chi ha in questo momento ruoli istituzionali in città e in provincia ha l'obbligo, dico io, di mettere, di fare da raccordo. Più noi diamo, anch'io in prima persona, disponibilità, col ruolo anche in Commissione Industria e Ricerca del Parlamento Europeo, qualsiasi proposta utile alla causa, però oggi c'è un piano di lavoro ed è necessario farsi trovare pronti. Abbiamo capito, il suo messaggio è stato chiaro, onorevole: sinergia e tempismo. Staremo a vedere se Brindisi riuscirà a vincere questa sfida che sembra essere importante. Grazie intanto per il suo intervento, buona giornata. Grazie, grazie a voi. Da una proposta ad un progetto, quello di Edison, con l'intervento di Fabiano Amati, consigliere regionale del Partito Democratico, che scrive: tutto tace sul serbatoio costiero di gas naturale liquefatto proposto da Edison nell'area portuale di Brindisi. Eppure circa 2 mesi fa in molti si erano scatenati a proporre soluzioni e localizzazioni come se piovesse. E poiché la vita amministrativa non si compone di interviste e comunicati, ma di atti e fatti, ho chiesto notizie con una lettera al presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Ugo Patroni Griffi, così appunto il consigliere regionale Fabiano Amati. Ricordo perfettamente il dibattito di mesi fa, l'investimento gradito all'unanimità, anche perché si tratta di programmi energetici green, ma con riserve sulla localizzazione, puntualizza il consigliere regionale Fabiano Amati. Ora ci spostiamo a San Michele Salentino per parlare di un progetto di cittadinanza attiva, guanti, mascherine e ramazze per pulire le campagne del territorio comunale. Protagonisti, diversi ragazzi. L'impegno civile al centro di giornate di volontariato cosiddetto ambientale, dove i protagonisti sono giovani cittadini che hanno deciso di ripulire dai rifiuti abbandonati il parco urbano e le strade di campagna di San Michele Salentino. Obiettivo: aiutare l'ambiente, il proprio ambiente, ma soprattutto lanciare un messaggio agli inquinatori. Combattiamo la maleducazione e chi non rispetta il bene comune, perché abbandonare rifiuti significa non amare il proprio paese. Spinti dalla volontà di dare un piccolo contributo, i 19 Sara Elia e Luca Campanelli, entrambi di San Michele Salentino, neodiplomati all'Istituto Alberghiero Agostinelli di Ceglie Messapica, da giorni raccolgono rifiuti presenti sulle strade extraurbane e nei terreni, aggiungendo una semplice passeggiata quotidiana. Quasi a voler emulare l'attività del plopping, spiegano, compiere questi piccoli gesti anche in modo completamente autonomo è abbastanza stimolante, in quanto ci sprona a fare sempre di più per l'ambiente che ci circonda, accrescendo l'interesse verso
tematiche che al giorno d'oggi non vengono trattate con la giusta importanza. Sono tanti i sacchi di rifiuti raccolti e la loro attività continuerà, Covid e condizioni meteorologiche permettendo. Passeggiata fra le campagne di San Michele anche per Davide Caliandro e Luana Giacovelli, che partendo da Contrada San Michele hanno deciso di raccogliere rifiuti di coloro che hanno scambiato la zona per una pattumiera personale. All'inizio, raccontano, abbiamo attribuito lo scempio a feste di ragazzini poco responsabili, ma continuando a ripulire e ritrovare costantemente la spazzatura, abbiamo deciso di aprirla per cercare qualche traccia identificativa dell'inquinatore. Abbiamo scoperto la presenza di alimenti sempre uguali, quasi ne fossero dipendenti, come ad esempio il tè alla pesca, buste e buste di mancata differenziazione dei rifiuti lanciate probabilmente da un'automobile in corsa fra i bellissimi alberi della città. Abbiamo ripulito ancora una volta e abbiamo deciso di puntare più gli occhi sulla nostra strada. Aspettiamo il porcellone al varco, così lo definiscono. Lodevo l'iniziativa per l'assessore all'ambiente, Tiziana Barletta, che ha dichiarato: è la dimostrazione che c'è sensibilità per il tema ambientale, un bellissimo esempio di cittadinanza attiva. Ben venga la presenza di altri cittadini che portano avanti queste pratiche di attenzione, sensibilità e cura dell'ambiente nel quale vivono. È il giorno del derby, domani alle 14.30 si giocherà la sesta giornata di recupero per quanto riguarda Taranto-Brindisi. Tutte le novità, tutti gli aggiornamenti subito in collegamento video con Fabrizio Caglianiello dallo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi al termine della conferenza stampa. Fabrizio. Sì, ben ritrovata Anna, un saluto ai nostri telespettatori, siete collegati in diretta con lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Questa mattina allenamento di rifinitura per la formazione biancazzurra, agli ordini di Claudio De Luca. Domani finalmente si torna in campo, possiamo tornare a parlare di calcio giocato dopo un lungo stop. Come sapete il calendario in Serie D è stato congelato a causa del coronavirus, si riprenderà regolarmente soltanto all'inizio di dicembre, ma intanto si potranno giocare alcuni recuperi. Domani ci sarà questo big match allo Iacovone, partita che sarà trasmessa ovviamente in diretta su Studio 100 TV. Siamo con l'allenatore del Brindisi, Claudio De Luca, al quale chiediamo la disponibilità per l'intervista. Appena terminato la conferenza stampa, ben ritrovato mister. Sì, grazie, buongiorno, grazie. E allora mister, intanto le difficoltà nel riprendere a giocare dopo un periodo così lungo di inattività, con un problema in più per voi allenatori evidentemente, perché ogni settimana avete preparato praticamente delle partite che spesso poi non si sono giocate. Sì, è capitato così, noi ci siamo fermati a metà della settimana che avrebbe portato alla partita di Taranto, quindi a quello che era il normale calendario. Siamo fermati a metà per un discorso di positività di un nostro tesserato e siamo stati 10 giorni in isolamento, quindi in quei 10 giorni i ragazzi non hanno potuto svolgere le classiche sedute, ma grazie anche al lavoro del professor Musa, come già abbiamo detto in precedenti interviste, comunque hanno fatto qualcosina, non è il lavoro con palla, ma non sono stati completamente fermi. Dopo questi 10 giorni di isolamento abbiamo ripreso invece 2 settimane fa, con una settimana, non dico tipo, ma quasi come se fosse una settimana di ripresa, per poi in questa settimana lavorare finalmente con il fine ultimo della partita della domenica. Non è semplice, però, come ho detto anche più volte, bisogna essere bravi in questo periodo ad adattarsi a tutto, a trovare soluzioni a tutto, a studiare anche cose diverse, e diciamo che arriviamo alla fine di questa settimana con i ragazzi che comunque hanno svolto un buon lavoro. Ha già in mente la formazione, mancherà Cerone, ricordiamo che è stato squalificato dal giudice sportivo. Sì, Federico è squalificato, poi per il resto abbiamo quasi tutta la rosa a disposizione. Ho qualche piccolo dubbio che con l'allenamento di rifinitura di oggi penso di aver sciolto, vediamo giusto le ultimissime cose, gli ultimi dettagli e poi saremo naturalmente pronti come sempre. Domanda ricorrente di questi tempi, che partita si aspetta alla luce di quella che è stata l'inattività, alla luce di quello che è il momento particolare che si sta vivendo? Io mi aspetto che la mia squadra... E considerando che affrontate una delle squadre più forti del campionato, chiaramente costruita per vincere. Sì, sì, indipendentemente dall'avversario, perché comunque questo è un campionato difficile, lo sappiamo. Sappiamo che il Taranto è una squadra importantissima, con tanti giocatori, con tanti ricambi anche negli stessi ruoli. Però io parlo della mia squadra e mi aspetto dalla mia squadra una grande prestazione, soprattutto dal punto di vista dell'approccio e della voglia, perché noi alla fine facciamo questo lavoro che per qualcuno può sembrare un gioco, ma un gioco non lo è.
però abbiamo la fortuna, siamo dei privilegiati, ritengo, perché possiamo nel periodo, nelle ore d'allenamento e poi soprattutto nella gara, staccare un attimo da tutto quello che sta accadendo e concentrarci sul discorso calcistico. Quindi io dai miei giocatori mi aspetto una gara dove la testa sia libera, con grande concentrazione, sia libera da tutto quello che è all'esterno e che possano fare una grande prestazione. Giocare a calcio penso sia una delle cose più belle, quindi ho chiesto a loro di fare una grande prestazione dal punto di vista tecnico, tattico, dell'impegno, della concentrazione, dell'attenzione, però li voglio liberi dal punto di vista mentale. Grazie mister, buon lavoro. Grazie all'allenatore del Brindisi Claudio De Luca. Anna, vorrei chiudere con Andrea Contaldi, proprio 30 secondi in chiusura. Lo invito a venire qui, Andrea, che ha seguito con noi la conferenza stampa, e faccio anche a te la domanda che stiamo facendo un po' a tutti: che partita ti aspetti? Perché è sicuramente un momento molto, molto particolare. Sì, e questa diciamo, lo stiamo dicendo ormai da giorni, l'incognita più grande, come approcceranno le due formazioni, come entrambe potranno dire la loro sul campo. Una difficoltà maggiore, quella della ripresa, è come se fosse una partita di campionato, almeno la prima giornata. E quindi in più ci si mette il fatto che entrambe le squadre hanno bisogno di punti, il Brindisi ha la voglia di continuare dopo l'ultimo successo nel derby con la Fidelis, il Taranto ha forse stimoli diversi da quelli del Brindisi, ma pur sempre importanti. Quindi una partita che può dire tantissimo il campione di entrambe le squadre e ovviamente sarà bella da vedere, ce la gusteremo con calma, i nostri amici a casa avranno la possibilità di vedere un derby così sentito, così importante e che negli ultimi anni davvero ha raccontato la storia di queste due formazioni. Ok, grazie, grazie ad Andrea anche. Anna, non so se hai altre domande, Va altrimenti benissimo possiamo così, chiudere qui Fabrizio. Vale questo. la pena ricordare che il match sarà trasmesso in diretta su Studio 100. Si inizia alle 14:15 con il pre-partita, vero? Sì, iniziamo alle 14:15 con il prepartita, avremo delle interviste, poi alla fine della gara, ampio post partita con le interviste ai protagonisti delle due squadre, poi tutti i servizi sui nostri canali social. Anna, ma un'ultima cosa, questo pomeriggio sulla pagina Facebook di Studio 100 troveranno i nostri telespettatori un approfondimento dedicato proprio al derby tra Taranto e Brindisi. Allora, dal Franco Fanuzzi è tutto, posso restituirti la linea. Grazie Fabrizio, buon lavoro. Anche in Serie C derby pugliese fra il Foggia e la Virtus Francavilla, subito in collegamento con Alessandro Zanzico. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Anna, sì, hai detto bene, un campo molto molto difficile, una partita complicata, un derby, quello che vedrà protagoniste Foggia e Virtus Francavilla. A inizio stagione abbiamo pensato a questa partita come un match quasi inedito, perché la Virtus Francavilla per la prima volta sarebbe stata favorita a discapito di un Foggia neopromosso, ma a quanto pare non sarà così, perché comunque la classifica vede il Foggia avanti, il Foggia che è una delle rivelazioni di questo girone C, mentre la Virtus che ha avuto un avvio, l'abbiamo detto più volte, in agrodolce, con il freno a mano tirato, insomma, non ha convinto fino ad ora la squadra di Trocini. Trocini che per questa gara non avrà a disposizione Mastropietro perché è squalificato, ma ritroverà Caporale, che dunque ritroverà a sua volta il posto nel cuore del terzetto difensivo, facendo scivolare Panbianchi sul centro-sinistra. Panbianchi, che è l'ex di giornata, che potrebbe giocare a meno che Trocini non preferisca schierare in quella zona di campo lì Sparandeo. Questo è il costante ballottaggio lì dietro. Per quanto riguarda invece l'attacco, sarà a disposizione Vasquez, ma difficilmente partirà dal primo minuto. L'argentino è tornato a giocare contro il Catanzaro, ha fatto 15-20 minuti ad alta intensità, ma dubitiamo francamente di poterlo vedere in campo dall'inizio lì a Foggia. Pertanto in attacco dovrebbero esserci Perez in compagnia di Ekuban. Dubitiamo anche che possa esserci una sorpresa come quella di Puntoriere, il giovane Ekuban per il momento ha un po' deluso le aspettative, ma comunque è un ragazzo che promette, un ragazzo che è molto spronato dai suoi compagni di squadra e che quindi può far bene. Una gara, come abbiamo detto, molto complicata. La Virtus vuole tirarsi fuori dai guai, vuole tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica. Le prestazioni ci sono, per il momento stanno mancando solo i risultati. Grazie Alessandro, ti auguriamo buon lavoro, buon fine Grazie a te. settimana. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon proseguimento di serata.